Assenza di parcheggi, pavimentazione in diversi punti sconnessa, in particolare nell'area alimentare, spazi ristretti. Questi ed altri i problemi principali denunciati dagli operatori del mercato di Via Piave nel quartiere Carmine di Salerno, che a più riprese hanno chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale, lamentando le difficoltà di lavorare quotidianamente. Fra le criticità, soprattutto quello dei parcheggi, pochi e con un costo superiore, questa è la denuncia degli operatori, rispetto ad altre aree mercatali del capoluogo, come ad esempio Torrione e Pastena. A creare problemi, inoltre, le condizioni dei bagni pubblici a servizio del mercato, che di notte diventano anche dimora di tossicodipendenti. È da un po' di tempo che si ripropone sempre perché sono un poco messi responsabili che non portano prodotti per pulire. Le signorine che puliscono i bagni sono costrette a volte anche da loro portarselo da casa qualcosa per pulire questi bagni. La mattina noi troviamo di tutto di più, troviamo persone che si lavano senza niente togliere agli extracomunitari e agli altri, per l'amor di Dio siamo tutti una famiglia, però loro si lavano, la mattina li troviamo a momenti nudi nel bagno, dove sono le donne che vanno in bagno la mattina, ci troviamo questo scempio. Lasciano un bagno sporchissimo perché giustamente loro non sanno dove mettere, non c'è carta, non c'è niente, non c'è un qualcosa dove loro possono lavarsi almeno le mani. Di notte, insomma, sono anche drogati. Di notte con il cancello chiuso, perché è chiuso, però scavalcano, troviamo parecchie siringhe. Sullo sfondo i lavori per il rifacimento del mercato che il comune di Salerno sta per avviare entro fine anno, ma che preoccupano gli operatori. I clienti si lamentano perché vengono qui e cadono, i clienti si lamentano perché se si fermano con la macchina prendono la multa. Perché voi lamentate anche una sorta di concorrenza anche con le altre aree mercatali, dove ad esempio si può parcheggiare o gratis o a 50 centesimi? Qua c'è Piazza Casalboro che costa di più. A parte che costa di più, noi per esempio abbiamo molti clienti che venivano qui, che vanno con la macchina a Torrione, dove si fermano, parcheggiano e giustamente girano per il mercatino liberamente e tranquilli. Lavori che inizieranno a breve, secondo voi non risolveranno del tutto i problemi? Ci hanno detto che faranno dei lavori di pavimentazione, ma non sappiamo se riguardano la pavimentazione, se sarà fatto l'asfalto, non si sa. Quello che abbiamo capito solamente è che probabilmente alcuni operatori non saranno riconfermati qui, nel senso che per le normative nuove che verranno applicate per rimettere il mercato a norma, alcuni posti verranno tagliati. Da quello che si è capito, maggiormente verranno tagliati nell'area alimentare. Qui non si sa.